morning. Can I ask you, where are you from? I'm from Portugal. Uh-huh. Why do you choose Arezzo or Tuscany? Because I love Tuscany, and because I did some, my friend here is from Florence. She lives in Florence, and I did some research and saw that Arezzo had a wonderful Christmas market. Noi veniamo da Roma, però siamo a Castiglione del Lago. C'è la suocera. Siamo venuti altre volte, però d'estate, mai d'inverno, quindi veramente la trovo molto molto bella. Sta gente, quindi benissimo. Da Pisa. Da Pisa. Con accento romano però, sì. Esatto. Abitiamo a Pisa, vicino Pisa. Ok, come mai avete scelto questa meta? Perché i mercatini qui sono eccezionali, l'abbiamo trovato in rete e credo che sia veramente un momento importante, anche per la famiglia. Da dove arrivate? Pavia, vicino Pavia. Com'è questa città? Che giudizio date? Io è la prima volta che vengo, però è molto bella. È una bella città veramente. Per uno storico, cioè uno che capisce, uno che gli piace, bellissimo. Tanti dialetti che si sentono parlare qui in Piazza Grande ad Arezzo, una piazza grande davvero che brulica di turisti per questo weekend dell'Immacolata, un weekend che sta regalando numeri importanti alla città di Arezzo, tante le iniziative dal Festival dei Madonnari a tutte le iniziative in fortezza con insomma dedicate soprattutto ai più piccoli e ovviamente le bellissime luminarie che quest'anno davvero incantano tutti coloro che arrivano ad Arezzo. Tra l'altro, per quanto riguarda l'accesso alla casa di Babbo Natale, quindi al Palazzo di Fraternita, grazie ad una segnalazione proprio raccolta dalla nostra redazione, è stata apposta una pedana, quindi per facilitare l'ingresso delle persone disabili o anche delle mamme che magari hanno semplicemente un passeggino al seguito, quindi insomma non rimane che vivere al meglio questo weekend dell'Immacolata ad Arezzo, città del Natale. Allora, sono turisti anche loro perché loro vengono da Giovi. Sì, sì. Possiamo definire turisti? Tecnicamente sì, turisti a chilometro zero, insomma. Come sono questi mercatini? Vedo che è gradito. Sì, non è per niente male, anzi, la qualità c'è. Allora noi chiudiamo da qui il nostro servizio da Piazza Grande, avete sentito tanti dialetti, tra cui anche, perché no, quello aretino, per godersi questa città del Natale.